Una buona serata, ben ritrovati al nostro approfondimento settimanale che non poteva che essere dedicato in questa settimana così fervente di incontri, di contrattazioni, anche magari di qualche lite alle elezioni per il nuovo presidente della provincia di Imperia. Elezioni indirette, ente di secondo livello, lo diciamo subito, in questo caso i cittadini non andranno affatto a votare. A votare al posto loro ci andranno i consiglieri comunali, gli amministratori che sono stati comunque eletti dai cittadini, per questo si parla di elezione di secondo livello, e anche all'interno di questo novero di amministratori presenti sul territorio si dovevano scegliere i consiglieri provinciali e il presidente, perché l'11 maggio questi elettori, questi possiamo chiamarli un po' l'americana, grandi elettori, riceveranno due schede, appunto, una per votare il consiglio provinciale e una per votare il presidente della provincia. I nomi ne sono usciti tanti, si parlava di Claudio Scajola d'Imperia, poi sembrava essere arrivato Mario Cogno a insidiare questa opportunità. Il Partito Democratico dal canto suo aveva lanciato il nome di Domenico Abbo. Alla fine incontri, discussioni, parole, la sintesi, un candidato unico, Domenico Abbo, sindaco di Lucinasco, eccolo, è qui con noi, buonasera, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito proprio al termine dell'ultimo istante, dell'ultimo momento, ma non poteva che essere così, dovevamo aspettare un'ufficializzazione, che qualcosa finalmente andasse a quadrare, ma com'è andata tutta questa storia, tutte queste battaglie, buonasera. Che giornate sono state? È stata una settimana di passione, del resto questa è la settimana santa, quindi mi sembra che tutto fili a dovere. Adesso scherzi a parte, io avevo dato già precedenza alla mia disponibilità per quanto riguarda la mia parte politica a competere, non so poi con quali risultati sarebbe stato, e poi c'è stata tutta una serie di incontri, di discussioni, soprattutto fra i sindaci, che sono riusciti a quagliare su questa soluzione unitaria. Questo per me personalmente è motivo di grande soddisfazione. C'era stato un momento che sembrava che almeno una parte potesse quagliare, come dice lei, verso Cogno e quindi proporre uno scontro Cogno contro Scajola. Sì, c'è stato un momento e praticamente nella giornata fra mercoledì e giovedì, insomma, si è arrivati quasi alla presentazione, o comunque avere definito tutta la documentazione, gli aspetti anche procedurali perché si creassero le premesse per una competizione in tal senso. Poi molto ovviamente ha prevalso un altro ragionamento, che è un ragionamento che a mio avviso fa capo anche un po' a tutta la dinamica della provincia, della struttura della provincia com'è dimensionata oggi, un ente di secondo livello con gravi difficoltà, ahimè, finanziarie. Sono vicende di cui stiamo parlando da quattro anni. Purtroppo le conosciamo bene. Il presidente attuale, sempre il nostro presidente Natta, Fabio, che Natta, molto si è speso in questa attività, e anzi colgo l'occasione per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto insieme ai consiglieri uscenti. E avevamo, insomma, abbiamo queste problematiche che rimarranno anche dopo l'11 di maggio. Le risorse sono quelle che sono, le problematiche sono notevoli, acqua, rifiuti, trasporti, e è evidente che è prevalso, e secondo me mi sembra giusto e nell'interesse della collettività, è prevalso questo spirito unitario di dire facciamo una lista e scegliamo un presidente ovviamente che metta d'accordo tutti, con cui poter affrontare magari un po' più tranquillamente tutte queste problematiche che sono urgenze. Ecco, giova forse dire, perché in questo periodo, insomma, già i cittadini sono distanti dalla politica, in queste elezioni non sono per nulla coinvolti, quindi figuriamoci la distanza forse più che doppia, perlomeno far passare il messaggio che questa pur dibattuta poltrona di presidente della provincia non porta a chi poi la va a occupare alcun tipo di emolumento, nel senso che oggi come oggi provincia, quindi presidente, giunta eventuale, consiglieri provinciali, per dirla chiara, non beccano un quattrino. Sì, è così dal 2015. Il presidente non percepisce alcun compenso e neppure i consiglieri.
con la differenza sostanziale che la Giunta non esiste, quindi il Presidente assomma anche i poteri della Giunta, firma dei decreti, anche se che in sostanza sono monocratici, mano, un po' delegati, no? Però la responsabilità ricade quasi totalmente sul Presidente, è un compito improbo, però qualcuno ci voleva e comunque mi pare che poi alla fine ci fossero più disponibilità, quindi dal resto si tratta di mettersi a servizio. Ecco, io per quello che mi riguarda, tutti mi conoscono, ho sempre fatto politica con impegno e con passione e non penso di aver mai avuto grandi risultati in termini di ritorno, ecco, però immagino però che anche, come sindaco anche, di Lucinasco i monumenti assolutamente non siano no, guarda, io lo faccio sindaco di Lucinasco, sono 13 anni, i primi 3-4 anni mi pare ho preso un compenso, poi ho rinunciato perché in effetti le risorse erano quello che erano e a me non avrebbe cambiato la vita, quindi forse è stato un errore anche acquisirlo da subito questo, cioè in queste realtà oramai lo sappiamo, tutto si fonda sul volontariato, quindi diciamo il compenso lascia un po' il tempo che trovo, che sarebbe al limite può servire un po' a ripagare delle spese, perché poi uno ci rimette anche, no? Certo. Però lo si fa perché ci si crede, ecco, perché io vado controcorrente, non sono proprio convinto che la politica la si debba fare gratis, no, l'amministrazione se la si torniamo, debba fare gratis. Se torniamo, è giusto che tutti la possano fare, quindi anche uno che non se lo può permettere, certo, un ritorno lo deve avere, bisogna farla con onestà e capacità. Ma di fatto, se torniamo sul tema della provincia, è letteralmente un assurdo che non ci sia un compenso a chi svolge questo, certo, incarico, perché se lo confrontiamo con altre cariche più prestigiose ma molto meno di responsabilità, insomma, parliamo dei consiglieri regionali, parliamo di altre situazioni. Che. Assolutamente. Senta, visto che lei ha parlato appunto dell'incarico di servizio, abbiamo parlato di questo dibattito, vero, che c'è stato, che si è vissuto per arrivare poi alla candidatura unica, quindi a fare questa sintesi, come è stata definita, su Domenico Abbo. Io ho intercettato il sindaco di Imperia in occasione della presentazione dei lavori del Teatro Cavour, un progetto importante sicuramente, quello di riaprire il Teatro di Imperia, e l'ho stimolato appunto a intervenire anche sulla questione provincia, visto che lui era comunque uno dei diretti interessati, peraltro lo è tuttora, perché poi parleremo della lista. In questa lista unitaria c'è anche il nome di Claudio Scajola, sindaco di Imperia. Ora sentiamo che cosa ci ha risposto. Un cantiere difficile in questi giorni sembra quello delle elezioni provinciali, il nuovo del presidente, ma che sta succedendo? Ho letto che una giornalista qui presente ha scritto che io ho preferito trovare una soluzione concordata perché avevo paura di perdere. Siccome mi conoscete tutti, io non credo di essere una persona paurosa e non credo di essere mai scappato in vita mia. Posso dirvi anche che la mia candidatura era stata richiesta da 48 sindaci della provincia di Imperia, da 220 persone, consiglieri comunali, che avevano chiesto la mia candidatura e che spero di non avere deluso. Io penso che sul piano numerico, dai dati che vi ho dato, io avrei vinto, ma non sarebbe stata una vittoria, perché la campagna elettorale, anche indiretta attraverso i consiglieri comunali nei vari comuni, mi avrebbe portato ad entrare a gamba tesa nelle amministrazioni comunali. E questo non appartiene al mio carattere. Io avevo dato disponibilità alla mia candidatura perché pensavo potesse essere utile la mia esperienza e forse anche la mia abitudine a risolvere problemi, in casa mi chiamano risolutore dei problemi, avrei forse dato un contributo utile per risolvere i grandi problemi di questa provincia, che sono l'acqua. Abbiamo i buchi che perdono in tutta la provincia, non ci sono investimenti e se ci manca l'acqua questa provincia è morta. Abbiamo il problema grosso dello termovalorizzatore, sono 18 anni che è stata decisa la costruzione del termovalorizzatore e noi i rifiuti li portiamo lontano. Il problema dei trasporti, che è diventato un problema enorme, il problema dell'università, che ce la vogliono portare via. Credo che su questi temi ci potesse essere una condivisione e avrei potuto dedicare del tempo. Quando mi sono accorto che alcuni, pochi, sindaci della costa non mi volevano, ho meditato un giorno,
se fare una contrapposizione che mi avrebbe visto vincente, ma sui numeri, e mi avrebbe visto perdente sulla politica, ho pensato che fosse utile fare una proposta diversa. Così è stato e non mi sono tirato fuori e partecipo con gli altri a questa lista di Consiglio Provinciale Unitario. Ecco, c'è un lapsus nel discorso di Scajola, lo dico subito, prima che scoppi qualche rivolta, ha parlato erroneamente di termovalorizzatori, in realtà il termine giusto è biodigestore, ecco, che il termovalorizzatore sarebbe una specie di inceneritore, quindi non è quello, la provincia, Scajola lo sa benissimo, ma nel discorso così... come lapsus probabilmente gli è venuta una parola sbagliata, non è termovalorizzatore ma biodigestore quello che è l'impianto, certo, approvato, e non è nemmeno messo in discussione, voglio dire. Il problema è che bisogna farlo, e appunto Scajola così ha fatto questa analisi e ha anche messo sul piatto quelli che sono i problemi. Sull'acqua, tra l'altro, Claudio Scajola aveva già dato degli stimoli, anche una sua idea, un po' di una visione futura di Rivieracqua col coinvolgimento di Amata, Mai e quindi indirettamente anche del socio privato Iren. Lì lei è segretario cittadino del Partito Democratico, dal punto di vista PD, non so questo discorso, poi come me lo medicherete cammin facendo in provincia. Perché... Allora, ho detto sulle parole dell'onorevole Scajola, perché dice avrei dato il mio contributo, io penso che lo darà comunque anche dal consigliere, e anzi io ci terrei in modo particolare, perché è una risorsa che insomma non si discute, ecco. E io, per quel poco che lo conosco e gli ho parlato in questi giorni, ho visto che è molto attaccato al territorio. D'altra parte, una persona che ha fatto un excursus del suo genere, che poi scende anche a fare il sindaco d'Imperia, alla sua età poteva anche rinunciare, poteva fare altro, comunque riposarsi. Quindi questo gli fa ulteriormente onore, perché al di là della persona, che io le dico queste cose perché poi magari qualcuno me le chiede, no? Dice ma voi PD, eccetera. Di una persona, certo, che io ho sempre rispettato e non ho mai, diciamo, nei momenti di difficoltà delle sue problematiche non ne ho mai approfittato, perché non deve essere così, la politica deve essere fatta nel confronto e con le idee, non deve essere attaccando gli avversari politici, che peraltro avversario non è mai stato. E quindi io penso che abbia detto delle cose, politico, sì, certo, che penso che abbia detto delle cose molto giuste. Per quello che riguarda i temi, io ho partecipato poco al discorso adesso che ha portato al confezionamento della lista. Di programmi se ne è parlato poco, perché in effetti i programmi sono sul tavolo e sono le problematiche che lei ha evidenziato e che ha evidenziato anche Scajola. Ci dobbiamo mettere lì e lavorare, perché è evidente che anche in passato non abbiamo ancora raggiunto tutti i risultati. La vicenda dell'acqua è una vicenda molto particolare, perché da un lato è evidente che c'è bisogno che l'acqua resti un bene pubblico, però dall'altro c'è anche il problema di rendere questo servizio fruibile agli utenti, anche in maniera che non venga poi aumentati a dismisura quello che è il costo del servizio per gli stessi, perché poi noi abbiamo questa grossa problematica di Rivieracqua, che è una società che ha grosse difficoltà, è partita senza una capitalizzazione, e questo è l'aspetto forse più rilevante, la causa, diciamo, è il peccato originale di tutto quello che è poi successo successivamente. Quello ci sono anche delle procedure, la divisione delle competenze, nel senso che comunque sia il sistema interno di gestione fra i comuni è un po' stile Movimento 5 Stelle, no? Uno vale uno, però chiaramente trovare, con tutto rispetto, ci mancherebbe altro per i piccoli comuni, ma Lucinasco uguale a Sanremo, è chiaro che insomma magari sta cosa Sanremo la patisce in un qualche modo, no, voglio dire, quindi forse lì andava a costruire le fondamenta di questa società, andavano ragionate forse in modo diverso quando sì, teniamo creato. Conto che ci sono 22 comuni che sono tuttora in salvaguardia, cioè i comuni, certo, piccoli, che hanno i loro acquedotti e quindi che riescono a gestire anche con maggiore economicità il servizio, non sono confluiti in Rivieracqua. E il problema è un problema della costa, che è un problema fatto di infrastrutture, di tubi, ahimè, che si rompono, perché è vero, queste cose accadono, è evidente che
poi con l'avvento magari della stagione estiva il problema diventa anche più forte. Quindi noi ci metteremo ad un tavolo, perché bisogna arrivare ormai a una sintesi. Riviera Acqua sappiamo che ha anche grosse problematiche societarie. Bisogna comunque cercare una soluzione. Questo non sarà facile, perché ci sono atteggiamenti da una parte e dall'altra. Le bandiere diverse, politiche in secondo piano, mettiamola così. Il Consiglio deve affrontare dei temi concreti. Poi ovviamente ognuno avrà anche una sua linea, ecco, che è dettata da quelle che sono le esigenze del territorio che rappresenta, però alla fine dobbiamo trovare una sintesi, perché se non troviamo una sintesi la situazione sarà ancora peggiore di quella che è. Andiamo un po' a scoprire anche la lista, sono 10 i consiglieri, sì, componenti del Consiglio provinciale, questa lista che si chiama Riviera, che sostiene Domenico Abbo, Riviera tra l'altro con un simbolo che mostra il mare, il profilo delle montagne, il sole, quindi un po' avete sintetizzato un po', certo, tutti. Riviera inteso come costa e come entroterra. Mancano i fiori e l'ulivo, sì, ma forse l'ulivo sarebbe stato troppo politico, mettiamola così. Allora, a parte gli scherzi, chi c'è in questa lista? È stata fatta una lista unica, quindi questo è il risultato di quella che è stata appunto la discussione di questi due giorni, della sintesi. Essendo una lista unica devono essere rappresentati entrambi i sessi con una maggioranza non superiore al 60% del sesso prevalente, che è maschile, e quindi abbiamo 6 uomini e 4 donne. I 6 uomini sono appunto i sindaci delle città diciamo più importanti, quindi Claudio Scaiola, Biancheri sindaco di Sanremo, Cogno sindaco di Taggia, Ioculano sindaco di Ventimiglia. A questi si aggiungono Luigino Dell'Erba e ancora Giuffra di Riva Ligure. Per quanto riguarda le donne, abbiamo Lavegno Marina, che è del comune, consigliere del comune, deve essere vice sindaco di San Lorenzo al Mare, la Baldassare Marzia di Bordighera, Biancheri Patrizia di Valle Crosia e Saluzzo Franca di Vasia. Quindi abbiamo indubbiamente, è ecco, evidente tanto, che se scusi, si guarda. Balza subito agli occhi, sì, che ci sono dei sindaci coinvolti nelle prossime elezioni che non avrebbero potuto essere candidati presidente della provincia, perché la legge dice che per fare candidato presidente bisogna avere un anno di mandato davanti. Si può fare però il consigliere, si rimane consiglieri anche nella per loro malaugurata ipotesi di perdere le votazioni. Sì, perché lei sa che il candidato sindaco, perdendo le elezioni, è comunque eletto in consiglio comunale, è il primo degli eletti. E quindi non c'è questo problema. Poi io formulo ovviamente a questi due colleghi, ma per carità, l'augurio. Non stiamo facendo nessuna macumba, un in bocca al lupo, e nemmeno come peraltro anche analizziamo, certo, in modo molto asettico. Non potevano presentarsi però come sindaci, alla vecchia non potevano terente, presentarsi come candidati presidenti, esatto, come candidati presidenti, cioè certo, i sindaci appunto in scadenza, e infatti aveva creato anche un po' di dibattito questa decisione, è quello di che ha creato tutta questa problematica anche che ha portato alla discussione e alla fine anche alla conclusione attuale, perché se ci fossero stati più sindaci eleggibili si poteva anche valutare soluzioni diverse. Ecco. Un'altra cosa che anche spicca, se peraltro sì, 4 anni fa mi sembra, quando il candidato era Natta e Brizio, i candidati possibili erano meno di questa volta. È vero, questo, è vero, assolutamente. Cioè queste cose bisogna ricordarle, per cui anche questa polemica del scioglimento, sì, a parte che non è stato sciolto nessun consiglio, perché il consiglio è giunto alla normale scadenza, normale e quindi scadenza, è stato convocato. È stata semplicemente secondo, fissata una data di elezioni. Si poteva procrastinare, non è stato fatto, però mi pare che alla fine, insomma, la soluzione che abbiamo raggiunto sia anche una soluzione che dà peso. Ecco. Ci sono anche esclusi eccellenti, ad esempio non ci sono nomi del Golfo Dianese, uno fra tutti Giacomo Chiappori, tra i più combattivi della legislatura uscente, soprattutto sul fronte dell'acqua. Certo, lì è chiaro che non c'erano posti per tutti e quindi alla fine hanno discusso e alla fine si è trovata la quadra su questi nomi, però non è detto che poi un sindaco, perché non è in consiglio provinciale, non possa far sentire la sua voce. Tenete conto che il bilancio e gli atti più importanti sono preceduti dalle riunioni della conferenza dei sindaci, dei a cui partecipano tutti i 66 sindaci della provincia. No, infatti l'avrei detto, in quella sede deliberano e poi il deliberato è di fatto diciamo tant'è riassunto il consiglio provinciale. L'ultima seduta di consiglio provinciale non ha potuto approvare le pratiche del lato proprio, perché non c'era idrico sufficiente, e l'adeguamento delle tariffe, perché il consiglio provinciale c'era regolarmente, ma l'assemblea dei sindaci non ha avuto il numero legale. Se non c'è prima il voto dell'assemblea dei sindaci, quella pratica in consiglio provinciale non ha potuto essere portata, quindi questo
per carità, testimonianza che comunque sia, al di là di chi siede in consiglio provinciale, nessuno è depauperato, perché l'assemblea dei sindaci poi il suo peso ce l'ha. Che c'è, dire? c'è un po' in effetti una sottorappresentanza dell'entroterra, ma questo è nelle cose. Io, alcuni sindaci mi hanno chiamato e mi hanno detto: noi vorremmo che una valle fosse rappresentata, vorremmo. È giusto, è una richiesta legittima, però finché il sistema sarà di questo tipo, con questo voto ponderato, soprattutto in una situazione di questo tipo dove si raggiunge anche la soluzione unitaria, è evidente che i comuni della costa la faranno sempre da padrone. Visto che l'Uginastro sì, non è sul mare, infatti volevo lei dire, avrà questa responsabilità. Volevo dire anche questo, che poi alla fine però... C'è il laghetto, va bene. Laghetto, adesso abbiamo vietato il campeggio, perché lei sa, ci sono state un po' di problematiche in passato. Questo perché i nostri luoghi bisogna rispettarli. Bisogna tutelarli. Esatto. Bisogna rispettarli. Cioè, vanno usati, ma vanno usati certo, nella giusta misura. Ma tornando a noi, dicevo, è vero che è così, che la costa la farà da padrone, però dobbiamo anche dire che tutto sommato il presidente della passata legislatura era sindaco di Cesio, il presidente di questa, facendo tutti i debiti scongiuri, sarà di Lucinasco, quindi alla fine il presidente penso che sia anche in grado, e anzi io l'ho già detto a questi sindaci magari un po' preoccupati, che mi assumo senz'altro la responsabilità di portare avanti anche tutte le istanze dell'entroterra, certo, che poi le problematiche le sappiamo, l'entroterra, la prima problematica sono le strade provinciali che... Indubbiamente, ma di questo avremo modo di parlare, perché sicuramente la disturberemo a sufficienza per sentire poi questo. Ultima battuta velocissima, dobbiamo chiudere, Domenico Abbo, non c'è tra virgolette rischio, pericolo di un'altra lista o di consiglieri o di presidente, cioè, adesso è finita, chiusa così? Per noi sì, l'accendiamo poi, come sì, dice sì, qualcuno? Sì. Allora, per quanto riguarda il presidente penso che sia impossibile, perché raccoglie 120 i numeri nel giro di poche ore, non, in liste di altro tipo non ce ne risultano, poi per carità, ma non penso proprio che non avrebbe neanche senso, sarebbe anche una cosa, cioè, fuori da tutta la logica che ha governato questa soluzione, che ripeto, alla fine è una soluzione ponderata ed è una soluzione anche giusta, molto meglio questo che non fare la competizione, perché poi non è una competizione che si fa presso gli elettori, è una competizione che facciamo a livello interno fra amministratori, sì, di amministratori, che poi più o meno abbiamo tutti gli stessi problemi, chi più grossi, chi più piccoli, però la realtà oramai è questa, gli enti locali soffrono, i comuni soffrono, la provincia soffre in modo particolare e noi siamo qui per cercare, insomma, di portare avanti tutte queste problematiche. Grazie Domenico Abbo, sindaco di Lucinasco e, come si direbbe in alcuni club service, presidente incoming della provincia di Imperia, o in pectore se preferisce, della provincia di Imperia, che appunto ci ha presentato in anteprima questa nuova lista, questa unica lista con la sua unica candidatura alla presidenza, elezioni di secondo livello indirette, i cittadini non sono appunto direttamente coinvolti, votano gli amministratori. Grazie Abbo, grazie al pubblico. Io ringrazio voi dell'ospitalità e buonasera a tutti. Buonasera.